Salve popolo del tubo, sono sempre io Draker e oggi siamo qui in un nuovissimo video. Tutti noi abbiamo dei giochi che abbiamo preso molto a cuore durante la nostra infanzia e la nostra vita, giochi che letteralmente l'hanno segnata, giochi che giocavamo durante le serate piovose con i nostri amici o con i nostri genitori o anche da soli, però giornate dedicate alla più totale spensieratezza. E come molti avranno adesso quell'effetto nostalgia pensando ai giochi che hanno giocato da bambini, anche io oggi in questa top 5 voglio parlarvi appunto dei 5 giochi che hanno segnato la mia vita. Questo video potrebbe anche diventare un video hashtag. Con l'hashtag The Born in Video Games, infatti, potrete fare un video anche voi in cui parlate dei 5 giochi che hanno segnato la vostra vita. Ma detto questo, partiamo subito con la top 5, ma prima sigla. Il primo gioco di cui voglio andarvi a parlare è senz'altro Spyro 2. Diciamo che quasi tutti i giochi, eccetto qualcuno, li ho sempre giocati in ordine cronologico, tra virgolette. Quindi anche per Spyro vale la stessa regola: Spyro 1, Spyro 2, Spyro 3. Ma il secondo capitolo di Spyro, a differenza degli altri, mi ha lasciato un che di particolare, probabilmente per la sua atmosfera, probabilmente per i suoi livelli, ma soprattutto per la sua colonna sonora. Infatti quello che più mi ha lasciato il segno è appunto questa colonna sonora ambient durante appunto i nostri viaggi nei mondi principali, nella foresta d'estate, in quella d'autunno, quella d'inverno, in cui c'erano appunto queste musichette tranquille, rilassanti, che veramente erano la fine del mondo. Infatti molto spesso, tuttora per dormire, ascolto quelle soundtrack perché sono veramente bellissime. E poi oltretutto, se controllate sulla playlist del mio cellulare, vedrete più colonne sonore di videogiochi che quant'altro, perché proprio io ho un feticismo per le colonne sonore e Spyro 2 non fa eccezione. Ovviamente non è l'unica cosa di cui mi sono innamorato di Spyro 2, ma anche ovviamente per la sua atmosfera fantasy, ma non troppo tolkieniana come vediamo attualmente con i Dark Souls, con Skyrim, quel tipo di fantasy là, no, quel fantasy semplice anche da un poco da bambini, ma che comunque ti riesce a dare e regalare tanta spensieratezza e tranquillità. Anche il primo e il terzo mi sono piaciuti particolarmente, ma il secondo, ripeto, mi ha lasciato veramente il segno. Il secondo gioco di cui voglio andarvi a parlare invece è Super Mario 64, un gioco che ahimè non ho mai avuto tra le mie mani, ma che ho sempre giocato a casa di amici o parenti. Infatti diciamo che nella famiglia ero uno dei pochi che non aveva a casa un Nintendo 64, infatti avevo semplicemente una PlayStation 1, e quindi non potevo in alcun modo giocare a Super Mario 64 se non a casa di amici o cugini. Conoscevo già ovviamente il brand di Super Mario, avendo giocato su Game Boy Color, su Game Boy, ai vari titoli, soprattutto a Super Mario Bros, che giocavo niente poco di meno che con mia madre. Ma Super Mario 64 mi ha lasciato quel che di succulento, quella cosa succulenta che tuttora lo ricordo con tanta tanta nostalgia. Probabilmente per il fatto che quel Super Mario era il primo Super Mario in 3D, probabilmente per il fatto che era il primo Super Mario con zone veramente esplorabili e non il solito platform bidimensionale in cui dovevi andare da un punto A a un punto B, però con quella strada non potevi esplorarti intorno, non potevi fare nient'altro. Diciamo che è questo che mi ha segnato molto di Super Mario 64, il poter esplorare il mondo di Super Mario, cosa impossibile prima. Oltre al fatto che era uno dei primi giochi rivoluzionari al di fuori di Spyro e di Crash Bandicoot, proprio per il fatto della tridimensionalità del gioco. E adesso dalla nostalgia dei momenti spensierati, dell'allegria, della magia e della fantasia, passiamo a parlare di angoscia, ansia e terrore. Sto parlando di Silent Hill. Questo probabilmente è uno dei capitoli che ha segnato maggiormente la mia vita. Probabilmente perché mi ha fatto vedere l'altra faccia della medaglia dei videogiochi, poiché è stato il primo videogioco horror, la prima saga horror a cui ho giocato. Oddio, ho giocato anche alla saga di Resident Evil prima di Silent Hill, ma non mi ha fatto per niente paura. Parlo dei primi Resident Evil, quindi Resident Evil 1, Resident Evil Code Veronica, quei tipi di Resident Evil, ma non mi hanno mai terrorizzato più di tanto, poiché già la figura dello zombie per me, già in tenera età, era una figura ormai familiare. Mentre Silent Hill ha al suo interno tante caratteristiche che mi hanno, non dico terrorizzato, ma proprio traumatizzato.
per l'età che avevo quando ci ho giocato. Mi ricordo che avevo appena ricevuto la PlayStation 2 in regalo a Natale dai miei genitori, e all'interno della PlayStation 2 c'era un gioco masterizzato, esattamente era Harry Potter e il Calice di Fuoco, che era tassativamente masterizzato per l'epoca, eravamo poveri. E all'interno anche un CD demo. Per chi ha giocato alla PlayStation 2 conoscerà benissimo quei dischi blu con all'interno varie demo di alcuni videogiochi in uscita per PlayStation 2 e vari video trailer. Benissimo, io spulciando tra i video trailer ho trovato pure questo Silent Hill, e quindi sono rimasto molto incuriosito dal nome, perché poiché non lo identificavo a nessun gioco che conoscevo, e mi sono messo a guardare il trailer. Era esattamente Silent Hill 4 The Room. Quello è stato il primo Silent Hill a cui ho giocato. Vi lascio giusto uno spezzone del video qui, per farvi capire un bambino di 9 anni cosa poteva provare guardando questo video. Insomma, avete capito un po' quello che intendo, no? Vedermi questi zombie volanti, ma soprattutto quei bambini a due teste con le braccia lunghe quanto gambe, è stato quello realmente che mi ha traumatizzato l'esistenza. Ma nonostante ciò, dovete capire che Draker è un masochista. E quindi scoprì che all'interno della demo, del disco demo in cui c'era Silent Hill, c'era pure il gioco di Silent Hill 4 The Room. Quindi tipo io ero... mi sono subito fiondato all'interno del gioco per provarlo. E ovviamente non ne sono uscito mentalmente stabile da quella demo. Era esattamente il primo livello, il primo sogno di Harry Toswell, in cui entra appunto nella metropolitana e termina fino alla morte di Cinzia. Però solo quello mi ha lasciato proprio un magone qui, che ho detto no cazzo, vaffanculo, non mi importa se il gioco mi fa cagare sotto, ma lo devo acquistare a tutti i costi. E fu così, mi acquistai Silent Hill 4 The Room, e da lì partì un'escalation, e quello fu uno dei pochi giochi che non ho giocato in ordine cronologico. Infatti ho giocato paradossalmente prima al 4, poi al 3, poi al 2, poi all'1. E poi i capitoli che sono usciti dopo li ho giocati cronologicamente, ovvero Silent Hill Origins, Uncoming, e Down Pur ancora non l'ho provato, poiché non dispongo di un Xbox 360 e non ho amici che ce l'hanno, quindi non posso scoccarlo. Ma state tranquilli, prima o poi lo troverò. Il quarto gioco di cui andrò a parlarvi è un gioco che sicuramente non ha segnato solamente la mia infanzia, ma l'infanzia di tutti.
Sto parlando della saga di Pokémon. Più esattamente della saga di Pokémon Rubino. Personalmente io ho giocato alla saga Pokémon fino alla saga di Smeraldo. Quindi giocando a giallo, all'oro, e poi al rosso fuoco, al blu, al verde acqua, poi a rubino e smeraldo. Per quanto riguarda invece i giochi per Nintendo DS, quindi bianco, nero, sole, luna, quelli non li ho mai giocati perché diciamo che col passare del tempo il mio interesse nei confronti del mondo Pokémon è diventato man mano sempre di meno. Quindi sì, ci gioco a Pokémon se qualcuno me lo chiede, specialmente a Pokémon MMO, che è un gioco free to play di cui vi ho già parlato in un mio precedente video, però non c'è più quell'interesse che c'era una volta. Nonostante ciò, con Pokémon Smeraldo, ritornare a giocare a quel gioco mi porta sempre bei ricordi e lo gioco sempre molto volentieri. Il motivo probabilmente era perché in quel periodo non avevi un cazzo a cui pensare, avevo all'incirca una decina d'anni, 11 anni, avevo appena terminato la prima media, andavo a un centro estivo per ragazzini a giocare a pallone con gli altri ragazzi, mi ero fatto la prima fidanzatina, se così si può dire, e in quello stesso periodo c'erano moltissimi ragazzi che giocavano a Pokémon Smeraldo attraverso il cavo USB o attraverso il connettore wireless, non so se vi ricordate, i veterani sicuramente si ricorderanno il connettore wireless, all'epoca quella per noi era magia, e ci mettevamo in due, in quattro persone a scambiarci Pokémon, a scambiarci le basi segrete e a fare duelli dalla mattina alla sera. E quella era la giornata per noi. Ci sentivamo al 100% allenatori di Pokémon. Sì, un po' da disagiati, ma alla fine era l'età. E anche per Pokémon Smeraldo vale lo stesso discorso di Spyro 2. Le colonne sonore. Ma quanto sono belle le colonne sonore di Pokémon Smeraldo. Anche gli altri, ma soprattutto quelle di Pokémon Smeraldo, poiché con l'avanzare della tecnologia le canzoni escono con un formato migliore piuttosto che il semplice 8 bit cui siamo stati abituati con Pokémon Giallo, per esempio. Per esempio la musica di Mentania. Quanto era bella la canzone di Mentania. Anche quella era una delle canzoni che utilizzavo per addormentarmi la sera, perché mi dava quel senso di relax che voi manco potete immaginare. E diciamo che Mentania, se esistesse davvero, la vorrei visitare, perché è anche la mia città di Pokémon Smeraldo preferita. E terminiamo questa classifica con un gioco molto più recente, diciamo l'ultimo gioco che ha segnato veramente la mia vita. E sto parlando ovviamente di un gioco che tutti, e dico tutti, conoscerete sicuramente. Minecraft. Sì, lo so che è un gioco per bambini, sì, lo so che è un gioco che alla fine ormai ha perso quel suo fascino che aveva un tempo con tutti i giochi survival che stanno uscendo adesso, ad esempio Rust, ad esempio Ark o altri giochi vari tipo Creativerse, che è praticamente un clone di Minecraft. Lo so, ma all'epoca Minecraft per noi era la vita, poiché era il primo gioco vero e proprio in cui il mondo non finiva mai, il primo gioco in cui veramente potevamo mettere a nudo la nostra creatività e soprattutto sopravvivere con i nostri amici. Ma soprattutto perché Minecraft era uno dei miei primi giochi giocati online in multiplayer, quindi per me era la cosa tipo wow, sto giocando insieme ai miei amici anche se non sono qui, senza i joystick alla mano, oddio la magia! Per farvi capire un po' di questo, era intorno al 2012. Era uscita da poco la prima versione di Minecraft e giocavamo io, Gabriel e altri amici non su TS, bensì su Raid Call, che era un programmino tipo TS o Discord, però era uno dei primi programmi utilizzati per il gaming online. E diciamo che passavamo le giornate e le serate in compagnia. Quando pioveva, ragazzi, appuntamento fisso nel salotto che abbiamo costruito su Minecraft, a parlare, a farci quattro chiacchiere. Magari non facevamo nulla, però per vederci virtualmente, non utilizzavamo nuovo, sì, un po' da disagiati, ci vedevamo su Minecraft e facevamo le meglio pazzie. Quindi ci divertivamo un sacco. Alla fine è anche questo che rende un gioco bello agli occhi di una persona, il fatto che lo si gioca assieme ai propri amici, che porta alla mente bei ricordi e tanto tanto altro. Sono le emozioni principalmente che contano in un videogioco, prima che tutto il resto. Detto questo, ragazzi, il video termina qui, è stato giusto una piccola top 5, dato che non facevo top 5 da parecchio. Mi raccomando, se volete contribuire a questa rubrica, mettete l'hashtag Reborn in Videogame sul vostro video in cui parlate dei 5 giochi che vi hanno segnato la vita, oppure semplicemente scrivetevi nei commenti quali sono i giochi che hanno segnato a voi la vita. Lasciate un bel like. Detto questo, lasciate un bel mi piace se il video vi piace.
Detto questo, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, lasciate un non mi piace se il video vi ha fatto cagare, iscrivetevi al canale e soprattutto iscrivetevi alla mia pagina Facebook, che posto ogni tanto tante cose belle e non mi caga ancora nessuno lì. Detto questo, l'unica cosa che posso dirvi è... ciao belli!